nuovo ciclo di appuntamenti con Pino Strabioli che racconta in ex esprime time la storia di Sanremo e della canzone italiana. Sanremo 2019 si avvicina e il sempre interessante Pino Strabioli ci ricorda quanto il festival sia patrimonio della cultura e del costume italiano con un nuovo ciclo di Grazia dei Fiori, che torna nell'ex esprime time di Rai 3 da questa sera, domenica 13 gennaio. Per 5 settimane sono infatti 5 le puntate di questa nuova stagione di appuntamenti di avvicinamento e approfondimento su Sanremo, per parlare di noi, del paese e della società e delle trasformazioni occorse al nostro immaginario negli ultimi 68 anni attraverso la storia del festival. La prima di queste 5 puntate, intitolata Parole, 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 è dedicata ai testi e agli autori delle canzoni del festival, tra leggende e insospettabili, con la partecipazione di Alice, vincitrice nel 1981 con Per Elisa, brano metaforico sulla tossicodipendenza. Nella seconda puntata si parla di coppie e duetti con amore ma non solo, dai Gialli Sami e Tamini, da Celentano e Mori ai conduttori barra cantanti che cantano con i propri ospiti. Terza puntata, gli stranieri, per ripercorrere gli ospiti internazionali che hanno calcato l'Ariston, con la partecipazione di Nina Zilli, mentre la quarta ripercorre il festival tra impegno e disimpegno, con Elio delle Le Storie Tese e La Loro Terra dei Cati. Resta un capolavoro ospite e un racconto che affronta canzonette e opposizioni, con De Gregori, Guccini, De Gregori che non hanno mai voluto parteciparvi. Chissà che Baglioni non faccia un miracolo con l'ultimo. Quinta e ultima puntata da Sanremo, domenica 10 febbraio, per raccontare questa 69esima edizione dal backstage, con gli occhi di Strabioli. Ad arricchire il racconto di Pino Strabioli, le testimonianze, gli aneddoti e le curiosità di Renzo Arbore e Gino Castaldo.